Ragazzi, io sono pronto. Sono pronto. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo Let's Play. Dire che sono carico è dire veramente poco, ragazzi. Io non vedevo l'ora di rimpersonificarmi in Kratos, davvero, è una cosa, un'emozione unica. Considerate che vi do un piccolo dettaglio. Io nel 2011, anzi nel lontano 2010, nell'estate calda del 2010, feci un video tutorial su God of War, non mi ricordo quale, forse il 3, non mi ricordo, credo di sì, dove illustravo come fare un obiettivo. Quello è stato il mio primo video in assoluto della mia vita su YouTube. Adesso non c'è più, purtroppo, non so neanche più dove possa recuperare un video del genere. Però ragazzi, io sono veramente pronto a vivere assieme a voi questa esperienza. Sapete però benissimo tutti che a pochi giorni dovrebbe nascere mio figlio, quindi probabilmente io spero di non mancare mai l'episodio delle 14 e 18. Infatti oggi alle 18 ci sarà un altro video, però spero immensamente di riuscire a portarvi qualcosa se dovessi mancare in streaming. Quindi rimanete aggiornati sul mio account Instagram, JustGabbo. Mi raccomando ragazzi, tantissimi mi piace, tantissimi commenti, voglio arrivare a 45.000 mi piace per questo video. So che ce la possiamo fare ragazzi, a vivere insieme questa grandissima avventura. Esperienza equilibrata, perché desidera una tour abbastanza impegnativa, ci può stare, anche se in realtà raccontami una storia sarebbe il top. Vabbè, partiamo. L'ho trovato. Sali in barca ora. Che potenza ha Kratos, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Non mi chiedo perché non posso abilitare l'HDR, ma forse perché è presto. Ho letto delle informazioni che probabilmente devono mettere una patch per sta roba. Non so se attivo anche i sottotitoli, eh. Ragazzo. Basta così. Gli alberi marchiati. Segui la corrente del fiume. Ok. Andiamo. Padre. Cosa? Aspetta che vi metto i sottotitoli. Oddio mamma. Questo è il menù, ragazzi, eh. Qualcosa ok, adesso ci sono i sottotitoli. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Scusate ragazzi se parlerò poco, però io voglio assolutamente immergermi in questa esperienza grafica e non assieme a voi.
Ah, insomma, come tirar su uno zainetto da campeggio per lui, un albero così. Vedo molto invecchiato lui, ragazzi, però ci sta, insomma. Come mai stanno scrivendo solo italiani in basso adesso? Cioè, il team, non è il team di sviluppo, forse sono i doppiatori. Comunque è Santa Monica Studios, eh. Quindi non sono italiani loro, di base. Ok, siamo arrivati. Sto cazzo di albero, dove devo portarlo? Questo è l'ultimo. Togliamo, non so ancora dove togliere e mettere la webcam, ragazzi, sorry. Vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. È pronta. Torna alla tua casa. Sei libera. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora? Ora.
Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok. Di qua. Ragazzi, ma quanto è scomodo lui. Quanto è scomodo. Atreus si chiama nostro figlio, eh? Andiamo a caccia con Atreus. Qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Minchia che grafica, ragazzi. Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Premi option per accendere le impostazioni della visuale. No, ok, va bene così. Va già benissimo così, raga. Oh, ma cosa c'è? Nuovo set di artefatti. Mostra nel diario. Ah, ok. Abbiamo trovato questo giocattolo vicino alla casa. Ne avevo uno identico. Credo che faccia parte di una collezione. Se ne troviamo altri, magari potrebbe valere qualcosa. Vedete, ci dà le ricompense. Ma c'abbiamo pure la mappa? Che figata. Abilità. Vedete in alto a destra che c'è il filmato. Che te le fa vedere, ovviamente. Qua c'abbiamo l'armatura. Abbiamo anche l'armatura del figlio. Che ancora non possiamo vedere. Sì, perché in questo gioco qua, ragazzi, potremmo utilizzare sia lui che... Impronte. Cioè, sia il figlio che ha Kratos. Troppo rotonda. Forse cinghiale. Bene. Oh! E ora? Stai attento, fra. Ok. Di qua, ragazzo. Oh! Bravo. Oh. Atreus. Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua. Bravo lui, eh? Ma con cerco si scavalca la roba? Trovato. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Bravo. Sì, padre. Ma c'è qualcos'altro, aspetta. Aspetta lì. Esplora il mondo per trovare risorse preziose. Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Spostati. Ok. Ah, aspettate che c'ho... C'ho la roba che... Un attimo. Ok. Che c'avevo il grip sullo schiaffo. Wow. Mamma mia. Oh, cosa è successo? No, ma oh, la torre. Che sborata, raga, è tornata l'ascia. Premetto già subito che non mi ricordo molto di God of War, nel senso. Mi fai attraversare? No. Ok. Eccolo lì. Fermo. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. È cattivo, raga. Cattivissimo. Oh oh. No, non sei pronto. Ma è la Madonna, raga. Per parare come faccio? Ma ragazzi, i combattimenti sono micidiali. Oh. Ok. Ok, perfetto. Ai, no, forse meglio. Meglio.
Raga, quanto sono micidiali i combattimenti. Ehi, 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 ehi. Lato sinistro. Ok. Avete visto poco l'azione su sti giochi, raga. Però ritengo di sapermela cavare più che in altri giochi. Drog, non si erano mai avvicinati così. Continua. Bestiario aggiornato, vediamo. Questi sono i drog. Ok, vedete, danno tutte le spiegazioni dei vari avversari che abbiamo. Ok. Ah, queste pietre qua ti ridanno la salute, perfetto. Ok. Mamma mia, ragazzi, che aspetta. Ma che cazzo mi si sta capendo qua, raga? Quello è il cervo. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Bravo, Kratos. Guarda. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Raga, secondo me la webcam in sto cazzo di... cioè, in sto gioco qua non... non ne vale la pena usarla. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Secondo me rovina un po' la webcam. Roger! Ancora? Ok. Prova a lanciarla. Mamma che sbarata. Ah, vedete, gli fa danno lo stesso. Le spalle dove? Merda, quanti sono? Volevi! Che parata gli ho fatto, raga? Non mi hanno mai colpito i bastardoni. Qualcosa dovrà aprirla. Ah, sì. Ma tu lo sai chi sono io, zio? E mo? Che già fa? Che figata sta roba della... Come faccio qua? Fra? Ma se non mi dai il tutorial, come faccio ad aprirla, scusami? Secondo me dobbiamo cercare intorno. Allora, vediamo qua così. Vedo qualcosa lassù. Sì. C'è qualcosa di interessante ancora questa roba. Però non funziona. Ah, ok, ho visto, ho capito. Non era difficile comunque. Vai, zio. Congelato. Forte. Ok. Ah, figata. Ok. E ora? Ora si richiama l'ascia. La vita non mi serve. Dovrebbe essere vita questa. Comunque. No, invece era argento. Benissimo. Che ancora non sappiamo che cosa. Cosa possa servire. Qua la tolgo. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Libera la mente. Piedi saldi. Spalle dritte. L'ho preso. Bravo. Ah.
È bravo. È ancora vivo. No. Mentre già dovrei togliere la webcam, raga. Vabbè, ditemi voi nei commenti. Prima facciamo così. No. Finisci ciò che hai iniziato. Non ci riesco. Io... Devo scoccare le frecce premendo quadrato. Tieni premuto le due e poi premi quadrato per selezionare il nemico desiderato. Oh merda. Adesso puoi vedere quante frecce può scagliare Atreus. Una volta lanciate le frecce hanno bisogno di tempo per ricaricarsi. Dimmi quando devo tirare. Attento, padre! La tirata? Sì, la tirata. Bravo Atreus. No. Ai. Quanto ritoglie Atreus? Vai via. Del fuoco qua, oh, della vita c'è intorno. Ehi, vieni qua. Ma più che per fargli male, raga, servirebbe più che altro per distrarlo. Ancora lo tira, no. Occhio. Era si è incazzato, raga. Oddio. Dai. Attento, padre. Vai, tira una bella freccia. Mamma mia, sto troll qua. Quanto cazzo è incazzato. Controllati, ragazzo. E distrailo. Ok. Vai. Ultimo colpo. Vai. R3. Ma ve la devo togliere, ragazzi. Tieniti stretto.
sta bene! Ragazzi! Credevi di farmi paura? Tu non conti niente! Ragazzi, niente! Guarda, guardami, ora! Avanti! Guardami! L'abbiamo ucciso! Tu non sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Torniamo a casa, ragazzi. 2900 di argento. Massacro di troll. Nuova prova su... Argento, uccidi 6 troll. Vedete, qua ci sono anche degli obiettivi. Uccidi troll. Esplorando i vari territori, ti combatterai in altri particolari di totem con le corna. Nel bestiario trovi qualche consiglio per sconfiggerli. Ah, ci abbiamo pure i consigli per sconfiggere. Il bestiario dov'è che si trova? Sono veramente... Vediamo, bestiario aggiornato. Ah, ok. Ok, questo qua che ti racconta. Però qua, vedete, ad esempio nel bestiario qua ti dice: i drago combattono con armi pericolose che però non sanno maneggiare con perizia. A differenza, mi pare, della sua ascia. Perché questo è il figlio che scrive: osserviamo i loro movimenti, non sarà difficile schivare o parare i loro attacchi. Come vedete, anche qua l'ultima frase: con un nome così sarà stato sicuramente molto cattivo. Sono felice che sia morto. Questo è proprio il figlio che scrive questo bestiario, che ci può aiutare. Questa è sempre vita, non ci serve. Andiamo un po' avanti ancora, ragazzi. 5-10 minuti. A vedere com'è. Storia dei nemici. La barra di storimento dei nemici si trova sotto quella della loro salute. La barra si riempirà se subiranno attacchi rapida successione che infliggono danni da stordimento. Gli attacchi con le frecce e quelli a mano nuda infliggono maggiori danni da stordimento. Guarda, passare gli attacchi a mano nuda lanciando l'asce o riprendendo premendo. Ah, ok. Ah, vedete. Oh, mamma mia. Dove cazzo vai, scemonito? Adesso combatto mani nude, Krauser. Dov'è l'altro? Non ho bisogno della mia ascia contro questi bastardoni. Nuova prova, camere nascoste, vediamo. Trova tutte le camere e ottieni l'accesso. Camere nascoste, trovate uno su 7. Ragazzi, io questo gioco lo platino. Sa che ci vuole questo. No. Ah, ok, cerchio. Non c'era bisogno di... Dove sono queste camere? Queste porte non si aprono, eh. Zitto. Oh, madonna. Scusa. Avrei fatto anche io quella domanda. Ma come si fanno ad aprire queste porte? Bisognerebbe trovare il modo. Ma cosa c'è? Argento. Ma questi si distruggono? Sì. Ok, perché di solito nei God of War dentro quella roba lì c'è. Comunque è cambiata molto la meccanica di gioco in questo gioco, ragazzi. Cos'è che... No... Ah, ok. Ok, perfetto. Ok, ok. Dove siete, bastardo? C'è un infuocato? Inizio del fuoco, nuova prova. Quando sono così tanti è meglio non fare troppo lo scomodo. Ai. Ok, siete morte. Oddio, è questo? E quello cos'è? Oh oh, questo è, mi sembra abbastanza cattivo, raga. L'ascia non funziona. Non funziona l'ascia, raga. Ok.
Vuoi fare a botte? Sì. Ok, a questo gli strappo la testa così. Ok, uccidi i predoni, esplorando i vari territori ti imbattere in alti infanti corrotti. Nel bestiario trovi qualche consiglio per sconfiggerli, ok? Bronzo uccidi 75 predoni, che figata, raga. Questi obiettivi qua mi piacciono. E io di stare zitto. Ancora, madonna, ragazzi, è cattivissimo. Poverino. Non si sa che cosa sia comunque, non è un predone. Ok, ha distrutto un carro con un pugno. Ok, bene. Allora, vediamo che cosa bisogna fare. Tieni premuto L2 per mirare e L1 per lanciare l'ascia. Ok, forse no. Ok. Raga, davvero, quante mani... A quante mani bisogna farci di segotti questo gioco? Da quando i droger si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Stai zitto. Ok. Quasi a casa. Ok, mi sembrava strano l'avesse ancora detto. Boom. Entra, ragazzo. Signori, io direi di salutarci qua. Il prossimo episodio ci sarà stasera alle 18. Assolutamente un'avventura incredibile da passare assieme, ragazzi. Sia a episodi, se non trovate un episodio alle 18, ci sarà la streaming alle 21. Quindi mi raccomando, stessa cosa alle 14. Se non ci sarà un episodio alle 14, aspettatevi la streaming la sera stessa. Mi raccomando, ragazzi, qui da Gabbo di Square, da God of War 4, è tutto. Bella, raga.